Tanto Svapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. So a quello che state pensando: no, oggi rigenerazioni per meccanico. Ebbene no ragazzi, sono armato di telefono e quest'oggi è sabato, quindi creazione di liquidi. Lo voglio provare in un video e montarlo, così avrete più facilità nel ricordarvi la ricetta. Quest'oggi proviamo a ricreare e a modificare leggermente il two puffed. Liquido amato da molti, ma che ora noi andremo un po' a rielaborare. Quindi avvicinatevi che ci mettiamo da vicino e vediamo la preparazione di questo aroma. Ecco qui i nostri ingredienti, ragazzi. Ora andiamo a darvi la ricetta per 50 ml di liquido. Ovviamente poi andremo ad aggiungere i 40 ml di glicerina vegetale. Partiamo subito. Io partirei con la cioccolata normale. Chocolate flavor, andiamo a metterci all'interno 0.5 ml di cioccolato. 0.5, e ora vi chiederete, ma perché lo fai direttamente lì? Perché lo andremo a agitare subito per renderlo più veloce. Vedete, ce n'è veramente pochissimo, quasi invisibile. Abbiamo 0.5, abbiamo detto, di cioccolata. Successivamente andiamo a metterci altri 0.5 di double chocolate, quindi cioccolata doppia, tanto per non farci mancare nulla. Voilà, questa colora molto di più, abbiamo visto colore marroncino del double chocolate. Poi, cosa che non può mancare in grosse quantità, graham cracker, ragazzi. Quindi adesso cominciamo a dargli un po' le basi più salate, 1,5 ml. Le basi più salate, visto che abbiamo messo tanta di quella cioccolata da far venire la nausea anche a un elefante, 1,5 di cracker bello salato, che riequilibrerà un po' il tutto. Successivamente non può mancare il marshmallow. Ecco, io qui vorrei fare una modifica. Qui abbiamo 4,5 di marshmallow. Io in questo caso ho il toasted marshmallow, quindi... Oppure potremmo anche andare a mettere il marshmallow normale. Io farei una cosa, proviamo a inalare l'odore del... Allora, io farei una cosa strana. Unirei due marshmallow. In questo caso abbiamo il marshmallow normale e il toasted. Quindi quello già un po' più bruciacchiato, ok? Il classico già cotto. Io andrei a unire, mettiamo... Se è 4,5... Qua vuol dire 2,25. Io metterei, intanto qui mettiamo quello normale, ne metto 1,5 ml, quindi ne rimane ancora 0,75 da andare ad aggiungere. Quindi io invece di metterne 0,75 ne metto 0,05. Ok. Mentre del toasted anche qui ne metto un po' di meno, perché voglio aggiungerci qualcos'altro, un altro ingrediente. Ok, per provare ragazzi, bisogna provare. Ora qui ne mettiamo, abbiamo detto, ancora. Mettiamo uguale, qual pari. Mettiamo uguale, quindi pari misure, anche qui mettiamo prima 1,5. Voilà, guardate che colore ha preso, un giallognolo allucinante. E ora 0,5 abbiamo detto, scusate. Quindi ci rimane 0,5 da aggiungere, ok? Io oserei con della crema pasticcera per dargli un po' di corposità. Voi direte, minchia, quanta corposità? Lo so, però secondo me 0,5 di crema pasticcera potrebbero un pochettino aiutare. Questa è la crema pasticcera della Loop Loop e onestamente una... come aroma tra quelle che mi piace di più come crema pasticcera. Ecco qui, crema pasticcera. E ora noi andiamo a mettere 40 ml di glicerina. Quindi io vado a versare. Ok, preferisco tenermi un po' meno. E io prima gli darei una mescolata. Guardate quanto è nutelloso. Oh. Se c'è petaloso, perché non dovrebbe esserci nutelloso? Date un po' di mescolate. Ok, aspettate che sgoccioli tutto.
Una volta che è sgocciolato, ragazzi, possiamo andare a far partire l'agitatore. Io lo lascerei così basso intanto che, come vedete, comunque sta già mescolando. E lo lasciate così per un paio d'ore. Raga, una volta che abbiamo fatto questo, noi non dobbiamo fare altro che aspettare. E una volta che avete aspettato, non dobbiamo fare altro che andare a far riposare il liquido. Io vi consiglio questo. Adesso ascoltate a occhi aperti. Quando voi volete far sì e create un vostro liquido, se non avete l'agitatore magnetico, prendete una boccetta dove lo andrete a svapare direttamente, lo prendete e lo agitate un paio di volte, un pochettino di volte, poi lo lasciate riposare un po'. Esempio, io quando non avevo l'agitatore facevo così. Preparavo il liquido, lo mescolavo a mano, lo lasciavo riposare dalle 3 di pomeriggio alle 7 e mezza di sera, orario in cui andavo a lavorare, e poi lo riagitavo e così via per un paio di giorni, finché voi non rientrate in casa. Avete continuato a mescolarlo così per 7 giorni circa. Una volta che avete aspettato 7 giorni è pronto da svapare. La sera prima di andare a svaparlo, lasciatelo riposare, non mescolatelo, lo dovete solo lasciar riposare. E quindi niente, ragazzi, io concluderei qui. Ci vediamo sabato prossimo in live per andare a provarlo. Dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi buona creazione del liquido a tutti. Ciao, raga!